Sì, Dario, buongiorno a tutti innanzitutto. Come giustamente ha detto lei, siamo qua nella zona rossa, quindi in quarantena, come si dice, Sì. e nell'escursione mi sono sentito in dovere di lanciare un monito al governo, di lanciare un monito allo Stato centrale affinché quelle partite IVA, quegli imprenditori, quei commercianti, insomma, non vengano lasciati soli, perché come potete immaginare in queste ore, oltre ovviamente la preoccupazione sanitaria per le persone che voglio dire non stanno bene, c'è anche la preoccupazione per il loro futuro, per il futuro delle loro aziende, delle loro attività e anche delle loro famiglie, Che perché non cosa sta avendo. osservando in questi giorni? Cioè, all'interno della zona rossa, l'attività produttiva si è fermata, sì o no? Perché abbiamo parlato anche poco fa all'interno del TG Economy del fatto che molte multinazionali, ma anche posti semplici di lavoro, tentino di riconvertirsi, a volte anche con grande efficacia al cosiddetto telelavoro, cioè, per Sì. dirlo in maniera un po' più bella, l'americana, smart working. Sì, ho appena sentito tra l'altro un amico che risiede qua a Sì. Casal Pustermengo che di fatto lui sta lavorando da casa e così come lui ci sono tanti altri cittadini che lavorano ad esempio a Milano che in queste ore stanno lavorando da casa, però il mondo produttivo di fatto qua è fermo e preoccupato, funzionano le attività essenziali come i supermercati, come gli Ecco, alimentari, come le farmacie. sottolineiamolo, sindaco, perché lei è all'interno della quarantena. A questo è un punto a cui tengo particolarmente ed è anche la sua ultima considerazione. Diciamolo a tutti gli italiani che sono tanti e che ci stanno guardando da tutte le regioni, anche quelle che fortunatamente al momento non sono state toccate dal problema. Lei all'interno della zona di quarantena la spesa la va a fare? Ha fatto colazione con latte e le fette biscottate stamattina, sindaco? No, ho bevuto un caffè alla macchinetta del comune proprio, Bene. Bene. semplicemente, però mi sento di allertare responsabilmente i nostri cittadini che al momento non c'è nessuna emergenza sugli alimenti, i supermercati vengono riforniti quotidianamente, per cui non fate la corsa al supermercato perché nei prossimi giorni comunque i supermercati Bene. sono riempiti, ecco, dei prodotti. La aspettiamo, sindaco del Miglio, ancora e non in studio, purtroppo, però finirà anche questo e poi la inviteremo di certo. Grazie.